finalmente sposi. I novelli sposi sono Maura Nardi, 41 anni, ed Emanuele Loati, 36, e hanno detto sì davanti a familiari e amici a Recanati. La storia di Maura e Emanuele è singolare perché la coppia è reduce da un cambio di sesso, da uomo a donna e viceversa. I rispettivi percorsi di transizione avviati prima di conoscersi si sono conclusi la scorsa estate con la sentenza del tribunale che ha dato loro la possibilità di rettificare le proprie generalità all'anagrafe. Ad unirli in matrimonio è stato l'ex sindaco, oggi assessore e amico di vecchia data di Maura, Francesco Fierdomo. È una grandissima emozione e quindi non possiamo che essere felici per questa giornata e per quello che abbiamo costruito in tutti questi anni. Abbiamo celebrato un matrimonio come se ne celebrano tanti altri, centinaia di migliaia in tutto il mondo, nel nome dell'amore. La cosa che lo rende un po' particolare è il nostro percorso, perché siamo partiti da punti diversi, ci siamo incrociati ad un certo punto, abbiamo proseguito e lo abbiamo concluso insieme, e questo rende tutto molto più speciale. Il messaggio che vogliamo dare a tutti è quello di avere sempre la mente aperta, di non chiudersi dietro alle paure. Ma di riuscire a guardare oltre. Maura, non vedente dall'età di 20 anni, è impiegata al comune di Recanati, è giornalista e nota anche per l'attività radiofonica in un'emittente locale. Emanuele, originario della Romania, è arrivato in Italia a 18 anni, ha vissuto per anni a Lanciano, dove si è specializzato nella ristorazione e oggi lavora nella mensa di una casa di riposo. I due si sono conosciuti 4 anni fa su un gruppo Facebook e non si sono più lasciati. Il percorso intrapreso è stato complicato per se stessi, ma anche per i familiari e per le persone a loro care. In un'occasione Maura ha detto: è più facile convivere con la cecità che con l'incongruenza di genere. Siamo stati a volte anche criticati perché il nostro percorso qualcuno può dire di tenercelo e non sbandierarlo. In realtà abbiamo deciso di renderlo pubblico, quindi di accettare questa visibilità mediatica, non tanto per coloro che hanno problemi con la propria identità di genere, perché siamo nel 2023, quindi queste persone sanno benissimo cosa devono fare, a chi si devono rivolgere e come farlo. Non hanno bisogno di vedere la storia di Maura ed Emanuele. Noi vogliamo lanciare un messaggio positivo per coloro che vivono la transizione in maniera indiretta. Quindi i familiari, gli amici, i colleghi di lavoro, i vicini di casa, di persone che un giorno decidono di fare pace con la propria vera identità. Bacino, eccoci qua, viva l'amore. Grazie.